Un cordiale saluto, benvenuti all'interno del nostro appuntamento su M Television Business, il nostro Economy Market, l'appuntamento che ogni martedì vi propone analisi, formazione, e tanti approfondimenti macroeconomici e soprattutto anche tanta operatività. Anche oggi andiamo a salutare subito i nostri ospiti con i quali condivideremo la nostra diretta anche oggi. Allora un super saluto, lo facciamo subito al nostro caro Roberto Paolo Staniscia. Ciao Roby! Ciao ciao a tutti, ciao Michele, ciao Doc e ciao Michela. Ciao Roberto, grazie per essere qui con noi anche oggi e un super salutone anche al nostro dottor Michele Pellegrino, Doc, è sempre un piacere averti con noi. Ciao Michele, ciao, il piacere è mio. Saluto Robby e Michela e tutte i ragazzi che ci seguono. Bene, allora, come vedete, insomma, siamo belli, pronti, pimpanti anche oggi per dare il via alla nostra diretta, 60 minuti davvero molto molto interessanti anche oggi. Il dottor Michele Pellegrino ha con sé davvero tanti grafici, ha davvero tante informazioni da condividere con tutti quanti noi, anche il caro Roberto Paolo Sariscia ha tante analisi da condividere, allora mettetevi comodi perché adesso partiamo con il nostro appuntamento, non prima però di aver salutato e ringraziato il nostro sponsor Partito. Ovvero Errante, come vedete in sovraimpressione erranteeu it, questo è l'indirizzo internet che dovete digitare per entrare nel mondo di Errante. Il nostro e il vostro broker di fiducia, broker regolamentato per la comunità europea, vi offre una miriade di servizi a partire proprio dall'assistenza H24. Vi offre, come vedete in sovrimpressione, anche eh, i conti segregati e soprattutto assicurati, quindi i vostri capitali sono davvero in ottime mani, quindi affidatevi tranquillamente al broker errante. Tra i tanti servizi ci sono tanti corsi di formazione che vi offre il broker errante e poi vi ricordo una cosa molto importante che potete richiedere alla cara Micaela la responsabile Italia che colgo l'occasione per salutare potete richiederle vi dicevo i conti sent conti con i centesimi di dollaro che vi danno la possibilità ecco di tradare in tutta tranquillità tutta sicurezza per mettere a punto le vostre tecniche di trading e ecco perdere poco se nel caso ecco delle vostre operazioni non vanno per il meglio quindi affidatevi tranquillamente al broker errante richiedete come vi dicevo i conti cent inoltre potete anche richiedere eh, i conti vip conti eh, premium quindi richiedete se avete qualsiasi tipo di richiesta alla cara micaela e sicuramente la nostra cara micaela saprà ecco Esaudire le vostre richieste, inoltre vi ricordo che potete anche scaricare l'app mobile dove potete appunto tenere sotto controllo i vostri conti trading per i dispositivi iOS e Android. Quindi tenere sempre sotto controllo sui vostri cellulari anche i vostri conti trading. Chiaramente, oltre a tutto questo, c'è anche la possibilità di eh, richiedere una VPS per ecco, tenere sempre sotto controllo le vostre operazioni in qualsiasi parte del mondo e poi vi ricordo che potete tradare qualsiasi tipo di asset dal forex alle azioni agli indici alle criptovalute energie insomma davvero tanti asset per ecco sbizzarrirvi e tradare a 360 gradi ricordatelo errante.eu slash it questo è l'indirizzo internet per entrare nel mondo di Errante e ora passiamo invece al sito dei nostri Formatori ovvero eliottiani-it.net, come vedete anche qui ci sono davvero tantissimi servizi e soprattutto tanti corsi che potete ecco accedere potete richiedere tranquillamente. Come vedete ci sono i prezzi che sono abbordabilissimi. C'è anche la possibilità di dilazionare il pagamento: basta cliccare ecco su più info, mandare un'email al customer care e prontamente il customer care degli eliottiani vi risponderà. Vi ricordo analisi tecnica, corso base, corso avanzato. Questi sono i corsi che vi propongono i nostri formatori, il dottor Michele Pellegrino e il caro Roberto Paolo Staniscia. Bene, allora, come sempre, a questo punto andiamo subito a vedere cosa succede sui mercati. Entriamo nel vivo della nostra trasmissione. Come vedete, sul sito degli Eliottiani c'è questo. Tastino che vi dà la possibilità di tenere sotto controllo il mercato ecco si accede tramite il pulsante blog poi si clicca mercato e viene fuori il, questa dashboard dove vi eh, dà la possibilità di tenere sempre sotto controllo tutto il mercato molto utile molto comodo io personalmente lo utilizzo tanto soprattutto quando ecco siamo in diretta ed è in un colpo d'occhio abbiamo davvero tutto il mercato sotto controllo e allora vediamo un po' subito come vedete a colpo d'occhio notiamo che gli indici americani sono in negativo quindi SP 500 perde lo 0,12%, il Nasdaq meno 0,06%, Dow Jones meno 0,19%. Per quanto riguarda invece gli indici europei, vediamo il DAX performare in maniera positiva e guadagna lo 0,32% e il FUZIMIB chiude le contrattazioni quest'oggi in positivo con un più 0,27%, siamo a 27.898, questa è la quotazione in tempo reale. Vediamo anche cosa succede per quanto riguarda il Forex, euro-dollaro positivo più 0,33%, la sterlina guadagna lo 0,35%, dollaro yen meno 0,24%, dollaro franco-svizzero meno 0,08%, dollaro australiano eh, positivo dello 0,33%. Diamo uno sguardo anche alle commodities, il gold Sopra quota 2.000 eh, dollari l'oncia, in questo momento guadagna lo 0,66%, siamo a 2008 e questa è la quotazione in tempo reale, petrolio positivo più 0,30%, siamo a 82,64 dollari il barile. Bene, allora andiamo subito dai nostri ospiti che li vedo scalpitanti anche oggi dopo aver fatto la nostra bella carrellata, aver visto un po' il mercato, cosa eh, in questo momento cosa sta facendo. Adesso caro dottor Michele Pellegrino, ci affidiamo ai tuoi grafici, ci affidiamo al tuo... Sapere per ecco, fare il punto macroeconomico dei mercati, prego. Doc, eh, allora ci sono tanti argomenti, da, tanti argomenti da, da, da trattare, però cerchiamo di sintetizzare al massimo insomma, le cose per dare una bussola ai ragazzi che ci seguono. Eh, allora, per quanto riguarda l'Europa, abbiamo visto, ora si sta parlando tantissimo uh, del prossimo appuntamento della BCE. Allora, e intanto si, anal si analizzano un po' i dati, è chiaro che c'è un chiaroscuro, alcuni dati sono positivi, altri sono negativi, ma quello che noi dobbiamo adesso monitorare è il concetto, è, il concetto, è proprio l'inflazione, cioè adesso, quella che stiamo facendo già da un pezzo, e che ehm, dai grafici sostanzialmente che io ho praticamente visto che l'inflazione sostanzialmente, ora questa è, è, è l'inflazione Praticamente, headline è quella complessiva, questa è l'inflazione core. Pare che allora, si, si vede chiaramente che l'inflazione complessiva è fortemente scesa. Qui sono praticamente la zona grigia, sono le, le previsioni okay, da parte della BCE. Abbiamo visto che ancora praticamente un 5,60 di inflazione core, quella punto senza beni energetici e cibo. E, e, si mantiene sostanzialmente ancora molto elevata e quindi il trend è ancora in salita. Dovrebbe cominciare a scendere, ma ancora in salita. Ancora si prevede un altro aumento dello 0,10, intorno a 5,70, per poi cominciare a scendere. E, e invece la headline, praticamente la complessiva, praticamente sta scendendo, ma questo l'avevo spiegato anche l'altra volta. Tra certo. l'altro, io ho diversi grafici da far vedere. Tra cui, è, 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 è giusto per, per uh, restare in tema. Questo qua, ad esempio, è un grafico, che okay, adesso lo spiego molto velocemente, dove io ho messo che cosa? Ho messo l'indice delle materie prime, ok? Potevo mettere anche l'indice, posso mettere anche il petrolio, ad esempio, che, che è uguale, cambia poco. Mettiamo il petrolio, che è la linea rossa, così forse si vede meglio, i ragazzi sì. riescono a vederlo meglio, ok? Che è una materia prima per eccellenza. Come potete vedere, come potete vedere mentre quella in giallo, praticamente, sarebbe l'inflazione, ok? Quello, praticamente in blu sarebbe l'inflazione attesa da qua a 5 anni sarebbe, ok? Allora, come potete vedere, o l'inflazione attesa o l'inflazione sostanzialmente che abbiamo in questo momento, e qui ho messo l'inflazione complessiva è scesa. E anche l'inflazione attesa sostanzialmente è scesa. Ma, ma c'è un ma è scesa perché il prezzo del petrolio, quindi delle materie prime che rimetto, praticamente è sceso! Certo. Quindi. Da questo grafico è molto chiaro che l'inflazione no, complessiva era dovuta all'aumento delle materie prime. Molto semplice, cioè si fanno tanti tipi di ragionamenti, poi basta mettere un grafico e si vede chiaramente nel grafico come poi alla fine le cose tornano in modo abbastanza semplice. E questo discorso qua lo possiamo anche andare a vedere nelle grafiche che ho postato prima io, bene, ok, dove l'inflazione complessiva scende, l'inflazione core invece sale. Quindi... Che significa questo qua? L'avevo già spiegato. L'inflazione core, ripeto, l'inflazione core è quella che è l'inflazione in genere che è più sensibile ai tassi. Quindi vuol dire che finora questo aumento del 3% non è stato sufficiente, assolutamente. Ho spiegato anche i motivi: perché l'inflazione complessiva sarebbe scesa, visto questo grafico, sarebbe scesa a prescindere. Perché? scendendo il prezzo delle materie prime, quella sarebbe scesa in automatico. Quindi, finora, l'aumento dell'inflazione, come ho spiegato pure l'altra volta, sto cercando di spiegare, dicendo, cercare di far capire a questi ragazzi, e ha, ha fatto più danni per certi aspetti che benefici. Eh sì. Da questo punto di vista, quindi bisogna stare attenti quando si fanno certi ragionamenti e dire sì, ok, vabbè, è giusto fare così, è giusto fare quell'altro modo. In ogni caso... Eh, eh, le previsioni sono che ancora in Europa i tassi dovrebbero arrivare intorno 5, set, al, al 3,75 per poi cominciare praticamente a scendere, va bene? Quindi nel 2023 ancora si prevedono praticamente aumenti, quindi dal 3, da, dal 3 al 3,75, quindi il prossimo aumento probabilmente sarà di uno 0, perché appunto l'inflazione Corro, quella sensibile ai tassi, non sta dando delle risposte sufficienti. Ora, senza analizzare nel dettaglio di nuovo l'inflazione, perché l'abbiamo fatta pure l'altra volta, però il, il, eh, questo era giusto per... No, per giusto per eh, fare la, un recap, per appunto eh, eh, entrare eh, nel vivo della trasmissione. Nel eh, vivo della trasmissione. Chiaro che c'è un calo, ho visto un calo, c'è un calo nel, nel, nell'evento retail, insomma sostanzialmente un calo eh, su altri indicatori, però alla fine comunque, al di là di tutto, se non vi è un calo importante, l'inflazione non scenderà. non scenderà. Quindi dobbiamo un attimo attendere. Da questo punto di vista um, volevo dare un'occhiata sempre riguardo al concetto no, di aumento dei tassi alla, praticamente agli Stati Uniti, che sono praticamente il, il settore, praticamente lo, lo Stato praticamente guida. E, e abbiamo visto che lì negli Stati Uniti il problema qual è? Il problema che anche in Europa, attenzione, anche in Europa, è quello praticamente che quest aumento del, questo aumento dei tassi ha provocato praticamente, che cosa? una crisi bancaria. Questo è poco come sicuro, quindi, o meglio, una crisi del credito. Ora, l'avevamo già analizzata tempo fa, appena c'è stato il fallimento delle tre banche, il fallimento di Credit Suisse, eh, la crisi che ha avuto Deutsche Bank, poi rientrata. Ora, volevo un attimo andare a vedere un'altra volta a che punto siamo da questo punto di vista, no? se, se la cosa è migliorata oppure non, non è migliorata. Per quanto riguarda l'indice bancario, sostanzialmente è sceso e continua, è, è, è rimasto sostanzialmente su valori abbastanza bassi, come no? potete vedere. ha fatto una BC praticamente qui, no? ora si è fermato, però comunque ancora l'indice bancario non dà segni di grossa ripresa, però, comunque non è andato, non, non ha la discesa praticamente. Per adesso comunque si è arrestato. Questo è già. Cerchiamo eh, di vedere il bicchiere, il bicchiere mezzo pieno. Certo, è già una notizia questa. Volevo sp... <ride> è una notizia. Volevo spiegare ai ragazzi che ci sono degli diversi indicatori che noi facciamo noi ad accoglierci eh, ehm, sulla bontà, cioè sull'efficacia dei tassi di interesse, i problemi che stanno creando, se sono effettivamente, eh, ehm, se, sono, se è efficace questo aumento. Che tipi di problemi possono, possono provocare? Dove stiamo andando eh, insomma, a, a le, con l'economia? Come si sta muovendo? E uno, l'avevo già fatto vedere tempo fa, ora lo riprendo perché chiaramente con la crisi che c'è stata lo faccio rivedere. Uno degli, indicatori, uno degli indicatori che può essere molto utile è l'indicatore praticamente del ciclo, che dove noi mettiamo praticamente in, in confronto. Diciamo, in, in, Appunto, in, in con, confrontiamo che cosa? Prendiamo praticamente le obbligazioni, praticamente spazzature, cos'è le junk box, praticamente le, le obbligazioni, eh, perché voi dovete sapere che ci sono le obbligazioni che hanno un rating elevato, ad esempio il titolo di Stato americani, eh, tedeschi, dove praticamente sono a rischio zero, rischi free. Poi ci sono praticamente le obbligazioni sia, sia societarie, sia di stati in via di sviluppo, che praticamente sono o, o di rating basso, cioè sostanzialmente sono molto vicini al fallimento. E quindi lì che succede? Che devono dare un rendimento maggiore a chi li compra, altrimenti se li compra nessuno, questo il concetto, no? Non li compra nessuno. E quindi se noi andiamo a prendere queste obbligazioni e facciamo lo spread, cioè sottraiamo da queste obbligazioni anche praticamente sottraiamo praticamente il rendimento dei titoli di Stato, che sono diciamo, un rendimento sicuro, Abbiamo praticamente uno spread. Dal grafico cosa si vede? Si vede che quando praticamente questo praticamente è un grafico invertito, va bene, è questo blu. Si vede che quando praticamente questo indice praticamente è, è, scende, ok? abbiamo praticamente un restringimento del credito. Il credito viene praticamente ristretto, quindi l'aumento dei tassi provoca, come se già sappiamo, un restringimento del credito. Certo. Quando invece sale, il credito viene eh, si, si espande. Quindi abbiamo un discorso di, di tightening e un discorso di quantitative. Okay? Quando sale è quantitative, quando scende è tightening. E poi vedete, nelle crisi che ci sono state, questi sono praticamente, questo in rosso sono l'aumento dei tassi di interesse. Quindi ogni volta che c'è stato un aumento dei tassi di interesse, come potete vedere, vi è stata una, una certa praticamente crisi sostanzialmente, no? dove praticamente lo spread praticamente, è aumentato. Quindi vuol dire certo. che c'è stata una crisi del credito. Perché una crisi del credito? Ho detto prima, lo ripeto, perché, perché se sostanzialmente i titoli di Stato se, senza rischio, che so, dando il 3%, è chiaro che un titolo di Stato o un'obbligazione un corporate deve dare molto di più, perché essendo più rischiosa rispetto ai titoli di Stato, non la comprerebbe nessuno. Quindi in questo caso lo spread si allarga. E quindi, e quindi questo vuol dire... E quando è che si allarga questo spread? Quando sostanzialmente vi è una crisi, appunto vi è un restringimento del credito. In questo caso, qua ora ci troviamo in questa fase, dove praticamente c'era un movimento praticamente, a scendere, dove stava andando, avete con l'aumento dei tassi, praticamente c'era questo restringimento del credito. un certo punto adesso si è arrestato, nonostante l'ultimo momento. Quindi, questo qua è ancora un'altra un notizia che possiamo dire abbastanza positiva. Questo avrebbe potuto essere più sotto, invece sostanzialmente si è mantenuto, e quindi questo, e questo è positivo. Eh, non siamo in situazione idilieca, chiaramente, però comunque è positivo. Que qui c'è anche questo qua. Così. Qui che, che cosa ho messo? Qui? qui ho messo praticamente invece sempre praticamente, le obbligazioni a altissimo rischio, però qui ho preso le obbligazioni corporate, cioè quelle obbligazioni praticamente emesse da società, da aziende. Okay? Quelle rosse, come potete vedere, sono praticamente, è, è praticamente è il rendimento di questo tipo di obbligazioni. Come potete vedere, ogni volta questo tipo di, di, di rendimento aumenta in modo praticamente eh, eh, esponenziale, no? vuol dire che cosa? Vuol dire che c'è crisi, crisi di, 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 di debito, ok? Le aziende vanno in crisi e quindi devono, devono fare che cosa? Devono aumentare ciò che danno quando prestano, quando emettono le loro obbligazioni. E di conseguenza le aziende vanno in crisi. Perché? Perché pagano molto più interesse e quindi qui certo. abbiamo i rischi praticamente di fallimento, come certo. nel 2007, praticamente le aziende cominciano a fallire. Come vedete, il 2007 è schizzato, ora praticamente è salito alle stelle, un po', eh, nel mese di circa massimo, è stato ottobre 2022. Però la notizia buona qual è? La notizia buona è che se lo ingrandisco per farlo vedere, no, dopo il, 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 il tetto che ha toccato a ottobre 2022 praticamente sta scendendo. Quindi, anche questo tipo di, diciamo, di raffronto è positivo. Quindi, da, diciamo, eh, eh, le aziende sostanzialmente stanno cominciando diciamo, in certo modo, a soffrire meno no? di questo aumento dei tassi che c'è stato. Quindi, starebbe preso un po' la. Eh, No, al, alla sprovvista, cioè sostanzialmente eh, stanno subendo parecchio di, que, di, di certo. questo aumento, però comunque adesso praticamente si, si, si vede un barlume. Insomma, Beh, sì. Si vede un po' di luce di in luce. fondo al tunnel, <ride> dottor Pellegrino. Sì, esatto. Ecco. Sì, sì, nel senso che eh, ci si aspettava peggio. Anche questo, qui ho preso anche qua, sempre eh, obbligazione a spazzatura in questo caso praticamente, Va bene, è, è qui, non, qui non ho fatto lo spread, ma ho preso proprio il rendimento. Anche qui da, dal massimo, praticamente, come potete vedere, sono scese Sono due grafici diversi, ma gli si sono due eh, diversi, sono anche qui scese. praticamente Quindi possiamo dire che, eh, eh, come posso dire, stiamo andando in una situazione. Non di normalità, però comunque. L'ultimo grafico che voglio fare vedere è riferimento a questo che può dicono più o meno la stessa cosa. Va bene, qui ho preso le corporate con un rating leggermente migliore, cioè aziende che emettono obbligazioni che hanno praticamente una, eh, come posso dire, un rating, cioè sono aziende solide. Va bene, e ho fatto anche qui, eh, ho sottratto praticamente il rendimento di titolo di Stato a 10 anni. E qua viene fuori più o meno lo stesso discorso che veniva prima, cioè quando praticamente vedete che il grafico nero, la, la, la linea nera si sì. avvicina verso il rosso, la zona rossa, vuol dire che cosa? Vuol dire che le obbligazioni corporate vanno bene, rendono bene sostanzialmente, quindi non, non vi è sostanzialmente nessuna crisi. Nei momenti in cui invece scendono, vabbè. Eh, nel momento in cui invece praticamente questo oh, grafico nero praticamente va, eh, va verso la zona azzurra vuol dire che cosa? Che mh, eh, eh, sia il, il rendimento praticamente della, di queste mh, corporate praticamente aumenta e quindi, quindi lo spread praticamente rispetto al titoli di Stato aumenta cosa vuol dire questo? L'ho già detto prima lo ripeto anche un'altra volta significa che cosa? Che in questo caso il, il, il credito si sta, anche, anche con, guardando questo grafico, sta deteriorando, quindi succede che le aziende cominciano a fallire, cominciano ad avere grossi problemi e certo. quindi perché? Perché devono dare anche qui molto più ehm, diciamo, interesse per i titoli che, che aumentano e quindi questo, ehm, questo che, che emettono e quindi anche qui praticamente l'indice va giù. Ora questo indice praticamente da meno 41 è arrivato a meno 15, quindi avrebbe dovuto essere dopo la crisi, di cesa, ancora più giù, ma come vedete ancora si trovano nella zona neutra nella zona neutra. Qui sono praticamente le recessioni 2007-2020, ok. Qui ancora si trova in una zona neutra, quindi è sceso ma non come molti avevano preventivato, molti avevano preventivato che sarebbe sceso molto di più. Quindi, eh, fatto questo, diciamo, questa una, quest analisi, l'ultima cosa riguardo, che riguarda le banche può essere utile è che avevamo parlato dei crediti credit default swap praticamente di, di Deutsche Bank. Avevamo anche certo. parlato dei sì, sì. credit default swap. Abbiamo detto che quando questi, eh, o per speculazione, o, o perché la gente eh, che ha comprato le obbligazioni vuole pro proteggersi, questi, siccome hanno un mercato diciamo a parte, over the counter, ma a parte, quando le, le banche vanno in crisi, praticamente queste aumentano molto. Quindi eh, Deutsche Bank praticamente era arrivata a un valore di 225,132 al massimo. Ora sono a 172,57. Quindi eh, il, il loro valore è sceso del 23,35 al massimo. Essendo dei derivati, praticamente non è molto quello che è sceso. Comunque un 23% è sceso. La notizia buona qual è? Che è sceso, va bene, anche di un bel po' e non è aumentato chiaramente dovrebbe arrivare nella zona come è qua no prima no ancora in questo non c'è in questa zona che è la zona in cui il, era il valore dovuto a, alla a, prima della crisi di Deutsche Bank ok e in generale prima de, della crisi anche di Credit Suisse ma ancora ci vuole per arrivare ancora è abbastanza alto comunque non è andato deteriorandosi e questo è importante ancora di più anche certo. perché pare che insomma siano scattati dei controlli per, per cercare di, attimo di, di, di vedere, perché questi titoli credit for swap sono delle assicurazioni che rispetto all'assicurazione però li può comprare anche chi, chi non è assicurato e quindi possono anche speculare su questi titoli. E questo non va bene perché me, mettono in crisi praticamente poi le banche e non va bene, esatto. li, stanno, li stanno monitorando da vicino e quindi questa discesa probabilmente è dovuta proprio a questa azione di monitoraggio da parte praticamente degli organi competenti. Per quanto riguarda invece eh, c'è un'altra cosa adesso che ehm, diciamo, sta venendo fuori, ehm, si sta ragionando molto su questa, su questa cosa che adesso vi dico, e anche negli Stati Uniti, e, e, che riguarda praticamente e, 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 um, la qualità degli utili. Mi spiego meglio. Poi i ragazzi sanno praticamente che un'azienda, dal costo si giudica, si giudica praticamente dagli utili che fa. Anche il valore aziendale si giudica praticamente dagli utili, no? Più, più aumentano gli utili, più l'azienda vale. Chiaramente, aumentando gli utili, aumentano anche i dividendi, quindi, anche nel calcolo di un valore del value di, di un'azienda, noi utilizziamo i dividendi, utilizziamo praticamente gli utili e utilizziamo anche il cash flow. Ora. Non, non sto a spiegare di preciso che cos'è il cash flow, ma comunque, chiamiamolo così, le entrate di cassa. Pare che la qualità degli utili praticamente eh, sia inferiore rispetto a qualche tempo fa. Che significa? Detto così, se non, non, cioè, è una cosa che può sembrare molto strana, ma in realtà pare che insomma, i manager delle aziende stiano inventando un po' qualcosina per cercare di far sembrare gli utili più elevati. Sono loro, i tecnici cosa hanno fatto? Sono andati a vedere, hanno studiato un po' le varie aziende e hanno visto che sostanzialmente c'è una differenza sostanziale in questa fase tra utile e cash flow. Cioè, lo faccio, faccio, la faccio breve. Se un'azienda, che so, emette una fattura e vende un prodotto, automaticamente poi incassa i soldi del prodotto. Certo. Quindi, incassando i soldi, vende, eh, eh, cosa fa? genera cash flow perché entro soldi in cassa quindi c'è un utile perché ha venduto okay? e quindi c'è anche un ritorno in cash flow in questa fase praticamente pare che vi è un utile che non corrisponde praticamente a cash flow è chiaro che non sempre l'utile corrisponde a cash flow perché si, eh, eh, ci sono anche dei crediti questo è vero però stavolta pare che i crediti siano siano molto ma molto maggiori quindi vuol dire che le, 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 I manager stanno mettendo a bilancio molti crediti senza avere un'entrata effettiva. Questo per cercare di far apparire meglio ai mercati, no? farsi andare meglio di quanto non lo siano, le loro aziende. Certo, è chiaro il discorso che sto cercando. Non so se riesco a essere molto chiaro, molto chiaro come sempre. Doc. Eh. Eh, questa insomma è una situazione, quindi, si, quindi in questo momento la qualità degli utili, do una notizia in esclusiva, insomma che è questa perché vedo che non ne parla nessuno, che è, è la qualità degli utili sia di qualità, tra virgolette, scadente, nel senso che pare che insomma è, 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 stiano cercando un po' di... di, di, no, no, di, di, di di creare un, 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 un... chiamiamolo così in termini calcistico delle plusvalenze fittizie okay? Ecco, prendete, appunti, eh, prendete eh. appunti perché sono informazioni davvero molto molto importanti vi eh, riferisco a tutti gli amici che ci stanno eh. seguendo dimmi Roby eh. Però questa volta niente pizza, eh. niente no, pizza. Eh, no, basta così. Basta. così, eh, basta così. No, basta. <ride> no, basta pizza. Abbiamo fatto la Adesso andiamo a Sendo cena. Più. Andiamo a cena, facciamo qualcosa a base di ah, pesce, ah, no? Di, ecco ah, più, ah, più prelibato. Direi, ecco. io, io direi, ragazzi, basta pizza, non ne posso più. Ok, però. va bene, va bene. Esaudiamo <ride> il desiderio del doc, eh, Roby Grazie, grazie, <ride> ragazzi. E in riferimento a ciò, ho preso produzione, la produzione. Non ho preso la produzione. Eh, le, le produzione in generale, ma ho preso la produzione manifatturiera, che è quella che stempa di più le aziende manifatturiere. E questo è l'andamento mensile, come potete vedere, da 1,5, 0,6, meno 0,5, tornata praticamente negativa su base mensile. E anche su base annua, come vedete, erano 0,8, 0,2, adesso è meno 1,1, è tornata praticamente ai livelli di dicembre, meno 1,3. Quindi questo mi va mi va a, a, a insomma a dà da, da manforte a quello che noi stiamo dicendo, che le aziende comunque cominciano a pagare, specialmente le aziende manufatturiere, abbiamo fatto vedere con gli indici di fiducia del settore manufatturiero, che mentre l'indice di fiducia del settore servizi cresce, quello manufatturiero praticamente scende. No? Ed è quello più importante per certi aspetti. Quindi questo è un altro indice. Questo qua è l'indice generale, ma questo ha poco senso perché non, non si vede il tasso di variazione. Io ce l'ho però, facciamo finta di nulla. Perfetto, nel frattempo, nel frattempo che prendi fiato, sì. Doc, volevo sì. salutare tutti gli amici che ci stanno già scrivendo in chat, già da diverso tempo hanno scritto i saluti. Io vado a salutare così ti faccio prendere un attimino fiato e poi continuiamo ancora con ecco, queste informazioni utilissime eh, macroeconomiche. Allora andiamo a salutare, intanto Canarie ci mando un bel salve. Salutiamo anche Mario Moldoveanu, dice buonasera a belle persone, ciao, grazie delle belle persone. E salutiamo anche Roberto. Bugatti dice buonasera ai prof e a tutti gli amici di avventura. Grazie eh, davvero e poi lasciatemi salutare. Oggi lo ricordo, Robi. L'ho anche segnato il numero, il nome dei ragazzi, dei componenti no? della community che ci segue assiduamente, i ragazzi cryptoeroi. Ho detto bene, Robi. Perfetto, hai detto perfetto. Vedi, vedi, l'ho anche segnato, quindi promesso, promesso, appunto, promesso che li avrei salutati e mi sarei anche appuntato il nome e quindi detto fatto, quindi ancora un grande saluto, grazie ancora per... Il tanto affetto, i tanti like, le tante condivisioni che fate del nostro appuntamento, questo è sinonimo davvero di affetto nei nostri confronti, soprattutto nei confronti del dottor Michele Pellegrino e del caro Roberto Paolo Stariscia, che tra poco eh, ci eh, darà informazioni utili, analisi tecnica sulle criptovalute. Quindi, eh, quindi restate ancora con noi per. Appunto, eh, seguire quelle che sono le indicazioni, e eh, appunto eh, l'analisi tecnica sulle criptovalute. Allora ti ho fatto rifiutare un attimo, Doc, perché insomma sei anche oggi Grazie, un fiume sì. in piena. E adesso continuiamo allora Grazie. con ecco, i tuoi grafici e le tue informazioni macroeconomiche. Prego, Doc. Sì, eh, eh, l'altro discorso che facevo prima è riferimento al credito. Andiamo a monitorare adesso eh, per chiudere il discorso del credito, perché. Passo da una cosa all'altra anche per cercare un attimo di non annoiare sempre queste banche, banche, però è fondamentale questo. Certo. È fondamentale perché se noi passiamo praticamente da una crisi, cioè, da una crisi economica a una crisi finanziaria, non la riprendiamo più la cosa, perché con un'inflazione così alta, insomma, la cosa diventa veramente drammatica. E ho visto, ho dato, dato un'occhiata alla, alla finestra dei prestiti, praticamente il discount window che ho già spiegato. Praticamente, che quando praticamente, le banche americane hanno bisogno di soldi, praticamente di, di, di prestiti, si possono rivolgere praticamente alla, a, anche al discount windows. per avere appunto, o, o, appunto questi, questi prestiti. Però avevamo detto pure che era stato creato un programma, Bank Term Funding eh, eh, Program, appunto, che era quello per aiutare appunto, le banche in questa fase di, di, di difficoltà. Quindi potevano, attraverso questo eh, BTFP, potevano prendere a prestito, praticamente, in, 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 valuta, Naturalmente ha un prezzo praticamente più basso, tasso di interesse più basso rispetto al, eh, prim, eh, al primary credit. che si ha quando si, si vanno a prestare i soldi dal, dal, dalla, dalla Fed eh, attraverso la finestra, appunto, di sconto. E se prendiamo la finestra di sconto, vediamo che dal picco del 15 marzo, dove venivano stati i prestiti praticamente di 152, 853 milioni, praticamente si è sceso 67,1%. Eh, 67 milioni 633 quindi come vedete il grafico è molto chiaro, praticamente i pezzi stanno diminuendo. È chiaro che sono spostati verso no? il sistema di aiuto, il, il BTFFP. Praticamente è anche qui, però, come potete vedere dal grafico, da 79 è passato a 71 quindi vuol dire che le banche no? dopo aver attinto a, a mani basse praticamente attraverso questo programma. No? è Appunto, di aiuto, perché anche qui praticamente è sceso nell'ultimo mese, l'ultimo mese, gli ultimi 12 giorni, perché eh, di aprile. No? no, dal 5 aprile, qui abbiamo appunto 29 marzo, 5 aprile è salito, adesso praticamente sta scendendo. Perfetto. Assieme all'alto, praticamente, che potete vedere prima, sta scendendo pure. E quindi, quindi vuol dire che ancora i presti sono abbastanza elevati, ma in ogni caso, in ogni caso, voglio dire, oh, so, che, che siano i peste, ele, elevati, lo possiamo vedere da qua. Perché come potete vedere, prima della, della crisi la linea praticamente è piatta. Okay? Ora la linea è abbastanza elevata, però sta scendendo. Il fatto che stia scendendo, questo è un'altra notizia. Che è, è, non siamo fuori. Questo bisogna dirlo, non siamo certo. fuori. Quindi ancora la, la crisi del credito c'è. Ma d'altronde, con i tassi a questi livelli, qua si viene a generare questa crisi del credito. È questo è il punto, no? Ed è proprio questa la situazione che sta creando più difficoltà a, 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 per cercare di capire se e, quanti, e di quanto a, a, a alzare i tassi e, di qua, e, e per quanto tempo tenerli elevati. Perché la, i ragazzi devono capire che non è importante di quanto poi in realtà si alzano, ma quando si arriva a un certo livello è importante per quanto tempo vengono mantenuti alti. Certo. Perché è, è, è proprio mantenendoli alti poi che questa crisi del credito praticamente si acuisce. Perché l'ha fatto vedere pure l'altra volta attraverso due aziende che abbiamo analizzato: come le spese per interesse sono cresciute in modo esponenziale e sono andate a corrodere praticamente gli utili. L'abbiamo fatto vedere, no? Certo. So se si ricordano i ragazzi, non so se, se, se vogliono che io la faccia rivedere, però penso di no perché mi pare che. Ecco, volendo potete rivedere comunque gli altri appuntamenti sul canale degli Eliottiani su YouTube oppure sul canale Facebook sì. di M Television Business trovate tutti gli altri appuntamenti eh, passati, Sì, Quindi... sì l'avevo la, 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 messa praticamente adesso um, non ricordo nemmeno un attimo che al limite se qualche, qualche ragazzo, vediamo, ah, ok, vediamola ecco, poi mi ricordo di dircelo qua eh, l'ho trovata subito, ecco, potete vedere ecco, qua. Qua, lo vedete questo praticamente, ci sono, sono praticamente, eh, eh, questo praticamente è l'utile, metà income, vedete come scendono gli utili, e questa è una spesa per interessi, vedete? Il primo eh, quadrimestre, il, il Q1 2022, Q2, Q3 e Q4, vedete come è cresciuto in modo esponenziale, e come gli utili praticamente sono scesi. Se prendiamo quegli utili e togliamo gli interessi, i returni sarebbero aumentati veramente di tanto, quindi quello certo. che sta appesantendo le aziende sono praticamente gli interessi che stanno pagando. Quindi mantenere gli interessi alti appesantisce le aziende, appesantisce di più le banche e, e, e le banche in questo momento non stanno, non stanno, insomma, non stanno usufruendo praticamente no, del vantaggio del margine cosiddetto di interesse, cioè tra ciò che danno. Sui ehm, su ciò che i clienti versano, cioè le banche su cioè ciò che i clienti versano, pagano, danno l'interesse minimo, però sui soldi che prestano automaticamente richiedono un interesse molto più alto. In questo margine le banche guadagnano tantissimo, in questa fase non stanno nemmeno sfruttando più di tanto questa situazione perché? Perché hanno difficoltà a dare praticamente prestiti. Ma questo è normale anche anche per un motivo molto semplice, banale: quale? Perché se vanno a chiedere soldi delle aziende che non hanno dei fondamentali importanti, le banche queste non glieli danno. Assolutamente. E in una fase di crisi, dove qualcuno presenta un bilancio ed è carico di debiti, le banche queste non ne fanno. E quindi ah, c'è certo. un restringimento del credito, che mi sembra strano, ma sta facendo piacere sia a Powell sia alla Lagarde. Perché? perché visto che loro in un certo modo, non sono riusciti finora più di tanto a restringere questo credito nonostante l'aumento dei tassi di interesse, ora lo stanno facendo le banche, eh, eh, diciamo che sembra un effetto collaterale dell'aumento dei tassi, comunque stanno pensando le banche a fare il lavoro sporco che non sono riusciti a fare loro fino adesso. Ma no, questo è un discorso che abbiamo fatto. Ecco, ieri nella conferenza eh, della Lagarde Doc, l'ho sentita un po' preoccupata, sinceramente. Ma ehm, in questa fase come fai a non essere preoccupato? Nel senso che ho spiegato prima, se tu hai l'inflazione, tu la guarda, hai l'inflazione al 5,60, eh, corre e ti aspetti che ancora praticamente questa inflazione possa salire. Abbiamo fatto vedere i crediti suoi, praticamente dei crediti suizi che sono scesi ma sono ancora al, a livelli elevati. Quindi abbiamo fatto vedere che, eh, diciamo, il credito bancario, sì, è vero, è la crisi del credito praticamente è un po' rientrata, però ancora è su chi va là, perché anche i prezzi sono molto elevati, no dal, dal programma che ho fatto vedere io no? di prestito degli Stati Uniti, quindi automaticamente le banche europee non è che, 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 che se la passino meglio. Certo. E di conseguenza la Lagarde si trova in una situazione complicata, perché dice, cioè, ma io continuerò ad aumentare i tassi di interesse, ma se finora non sono riuscito a fare praticamente niente, perché sono solamente i prezzi che non sono se, se sensibili ai tassi, ma ho generato solamente un problema di credito dove praticamente il rischio di far fallire banche e aziende senza portare un beneficio all'inflazione è chiaro che è preoccupata. Infatti alla Garde qualche mese fa l'avevo anche detto, era, si era aveva fatto, aveva lanciato un, un grido quasi di dolore dicendo che da solo non poteva fare nulla se gli stati non, non, gli ave, non le avessero dato una mano, ma come? Certo. Attraverso una, una politica, l'avevo spiegato, una politica fiscale. Cioè, se gli stati continuano a dare, a dare, lo ripeto da un sacco di tempo, a dare aiuti, ok? Sgrade e tutto quanto il resto, eh, lei i, i, i tassi li può portare anche al 10%, ma farà solamente danno in quel modo. Farà solamente danno perché alla fine quando collerà tutto scenderà l'inflazione. Ma il problema è, cioè, l'ideale sarebbe cercare di abbassare l'inflazione senza far crollare tutto. Però lei in questo momento, pensa di non, non in questo momento non può riuscirci da solo Assolutamente Se... No. Ha, dichiarato, sì, ha dichiarato inoltre ieri che insomma, la, la sua paura è quella di una frammentazione dell'economia globale in blocchi concorrenti, sono parole proprio dette ieri nella, nelle dichiarazioni che ha fatto, e ha paura insomma, che l'economia venga guidata maggiormente dalle due economie mondiali maggiori, quindi potrebbero esserci implicazioni di vasta portata come instabilità e multipolarità, parole proprio dette dalla Lagarde ieri. Certo, perché chiaramente nel, nel, nelle fasi... Difficoltà che abbiamo spiegato, diciamo che sono proprio le economie più forti, poi no? Che certo ne vengono praticamente fuori le economie più fragili, l'Europa. Da questo punto di vista. No? Cioè, se no, prendiamo l'Europa, cioè l'Eurozona, ma andiamo a vedere cosa c'è nell'Eurozona. C'è l'Italia, che insomma è abbastanza fragile, ma abbiamo la Grecia, abbiamo il Portogallo, abbiamo dei paesi sostanzialmente che sono ancora più fragili di noi. Quindi eh, 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 dobbiamo stare molto attenti, no? perché eh, questi paesi qua potrebbero pagare ancora di più gli effetti appunto, di questa crisi. No? Addirittura la, 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 la sta pagando la Germania, va bene? Esatto. Okay. E quindi, quindi, a questo punto, Germania e la Francia, e quindi si potrebbe essere questo fatto qua. Dice, siccome l'Europa è, è un, diciamo... È un paese molto variegato dove le economie non sono allineate tra di loro, c'è il rischio, praticamente che gli Stati Uniti molto chiaro: gli Stati Uniti, dove, praticamente alla fine poi hanno un'economia dove, nonostante tutto eh, rimane, eh, più forte eh, eh, la Cina stessa. No? Andate a vedere i dati come, come sta crescendo ancora la Cina, certo. No? certo Alla fine si può venire a creare veramente, veramente delle de, 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 de zone dove c'è un forte sviluppo. Certo. Sostanzialmente, mm. si potrebbe creare una cosa assurda: nel senso che le economie più forti praticamente vanno, vanno ad impoverire ancora detto così ad impoverire ancora di più quelle economie più fragili, certo. questo succede. Certo. Lei, lei ha, un punto, punto, ha cercato di, di stimolare anche questo tipo di... di quindi paure di, giustificate di, insomma, di, per di, la, la Guarda, diciamo. Assolutamente, perché, la, ripeto, non, 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 lei, lei si è resa conto adesso che non è riuscita a incidere più di tanto. Certo. E quindi... E quindi ehm, ehm, cioè, alla fine lei sta chiedendo sicuramente, ma io aumento i tassi, ma... Per fare cosa? Sì. Cioè, quello è il punto, cioè, per creare ancora più per, per, per mandare gli stati in recessione, ma la, la recessione de, 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 dell'aumento dei tassi è una recessione particolare, nel senso che è una recessione dove manda sicuramente in crisi finanziaria, prima di tutto. Perché è da lì che parte. Cioè, se tu aumenti i tassi, cosa fai? Utilizzi la politica monetaria. La politica monetaria va ad incidere sugli aspetti finanziari. Gli aspetti finanziari, quindi. Vai sugli, su chi? Sugli agenti regolatori che sono le banche, quindi vai a, a, a distruggere il sistema bancario, e il sistema bancario è quello che regge tutta l'economia. Certo. Quelli. Doc, io quindi, ti devo bloccare possiamo... perché se oggi sei particolarmente un fiume in piena, oggi, no. oggi sei due fiumi in piena, oltre che uno <ride> anche perché davvero eh, il tempo è volato, anche oggi sta volando come sempre, eh, farò richiesta ho già inoltrato comunque la richiesta al nostro broker partner di allungare il nostro appuntamento perché a quanto pare 60 minuti sono pochi per eh, i tanti approfondimenti che eh, riesce a darci ogni martedì e eh, allora a tal proposito insomma se hai concluso Doc, io Vorrei andare un attimino sì. a salutare e ringraziare eh, anche eh, chi sì. ci ha appena raggiunti. Ovvero eh, Roberto Paradiso dice: Ciao, Miki, stasera ti seguo in diretta. Ah. E un salutone, Roberto, e ah, poi salutiamo ciao, anche Dì. Fabrizio R. Dice: Ciao, ragazzi, con un bel cuoricino. Chiaramente, cuoricino che noi ci dividiamo in tre. Allora, io vado a salutare come sempre e ringraziare anche il nostro broker partner. Lo ricordiamo per tutti i nostri amici che ci seguono, errante.eu. Vi ricordo che il nostro broker partner vi dà la possibilità di essere davvero eh, tranquilli con i vostri capitali, anche perché tutti i conti sono assolutamente assicurati e segregati, quindi potete tranquillamente fare affidamento su Errante, il vostro e il nostro broker di fiducia, vi ricordo che vi offre un'infinità di servizi, dall'assistenza H24 ai tanti corsi di formazione, eh, vi fornisce tanti conti, anche conti cent che vi danno la possibilità davvero di tradare in assoluta tranquillità, potete mettere a punto tutte le vostre tecniche di trading, come vedete, vi dà la possibilità anche di tradare qualsiasi tipo di asset, quindi forex, azioni, eh, indici, energie, materie prime, criptovalute. Inoltre, vi ricordo che c'è la possibilità di scaricare anche l'app per qualsiasi tipo di sistema, sia iOS che Android, per tenere sempre sotto controllo i vostri conti. Insomma, davvero un broker che di eh, coccola a 360 ⁇ gradi poi c'è la nostra cara Micaela che sicuramente sarà saprà esaudire qualsiasi tipo di richiesta se avete delle richieste particolari insomma la nostra cara Micaela sicuramente eh, riuscirà ad accontentarvi e allora detto questo eh, voglio anche dare uno sguardo al sito dei nostri formatori anche perché eh, per chi eh, chiaramente ama il, la, la macroeconomia può assolutamente approfondire tramite i corsi che offrono i nostri formatori quindi il dottor Michele Pellegrino con il suo corso base dedicato alla teoria delle onde di Elliott e anche al corso avanzato, so che ci sono anche delle lezioni dedicate anche alla macroeconomia, quindi se volete approfittate per ecco, appunto, ehm, essere, diventare sempre più esperti e conoscere sempre meglio il mercato anche sotto il punto di vista macroeconomico. Per quanto riguarda invece il nostro Roberto Paolo Staniscia che è già pronto con eh, il suo schermo, lo vedo nel nostro monitor di servizio con le sue analisi, ecco vi faccio vedere che c'è questo percorso formativo di 12 lezioni di analisi. Tecnica a un costo davvero irrisorio, che tra l'altro potete anche dilazionare nel tempo e quindi vi dà la possibilità di conoscere meglio, mettere le basi e quindi avere un eh, metodo di studio davvero fondato con delle fondamenta eh, che davvero molto molto forti che eh, sicuramente eh, sapranno. Sostenere il vostro modo di fare trading, allora Roberto. Vengo da te. Eh, intanto ecco, vedo che hai già preparato il tuo grafico. Se avete delle domande, vi rivolgo agli amici che ci stanno seguendo, potete farlo. E allora ti lascio lo schermo. Oggi cosa ci fai vedere? Robi? Ma oggi un po' di cripto e se rimane tempo, magari anche qualche cosa di, di mercato tradizionale. allora Oggi mi hanno chiesto un grafico. Un po' particolare, la cripto si chiama GPT. È, eh, ecco Roby, perdonami. Nata... perdonami eh. Ti interrompo velocissimo. Non appena hai nominato cripto arriva il saluto di Fedex del gruppo dei cripto eroi. Salve a tutti, un grande saluto. <ride> Ciao Fedex, salutaci Ciao, tutto Federico. il gruppo dei cripto eroi. Adesso Ciao. come vedi Roberto, <ride> fa le analisi sulle criptovalute. Vai, Roby. Ora mi taccio per sempre. No, per sempre no. no per sempre, negli allora, ultimi eh... dieci minuti, vai <ride> <ride> ok. Allora, ehm, vediamo questa cripto è, è, è abbastanza interessante a da livello tecnico perché eh, vediamo questa linea rosa che tocca i 0.065243 che è eh, molto sentita come supporto, quindi è un supportone eh, con la S Bene. Ne abbiamo un, uno praticamente ancora attaccato, dove eh, praticamente è stato utilizzato come resistenza e che ha rotto eh, proprio con una con un candela molto, molto forte. Tra l'altro, ha incrociato anche una trend line di eh, breve periodo, dove eh, l'ha rotta e addirittura l'ha ripestata. Eh, lo vediamo con con, con, questa bella, eh, con questo bello spike ora eh, è ovvio che tutto eh, lascia, lascia presagire a una a una salita anche perché eh, come, come tutti, tutto il resto le cripto risentono anche parte del mercato tradizionale quantomeno esatto. della della macroeconomia eh, una volta che è superato praticamente eh, questo massimo, il movimento dovrebbe continuare verso l'alto fino a una nuova eh, resistenza che ho trovato a eh, 0.09. Quindi sono già circa due centesimi di movimento. Ed è tanta roba. È interessante, questo. infatti. Poi ehm, avevamo fatto l'analisi di. INJ di settimana scorsa. Beh, anche qui ha... potete rivedere la puntata precedente per vedere appunto la qualità delle analisi del nostro Roberto eh, su, questo, su questo cambio, no? su questa criptovaluta. Crypto, ecco, sì, INJ eh, ha fatto quello che eh, era stato detto, praticamente ha eh, continuato la, la sua salita la sua salita che addirittura ha rotto questo supporto di 5.28 eh, e bla bla perché ci, ci sono 13 sì. numeri e eh, ha toccato anzi ha rotto un'altra resistenza dove mh, la sta sentendo in realtà la sta sentendo ancora un po perché pare che stia eh, scendendo ma i ritracciamenti sono fisiologici certo. quindi eh, può averla sentita, eh, quindi tornare giù e poi tornare su un'altra volta. E anche qua vediamo che eh, il, il punto eh, abbastanza forte di resistenza sono i 10.50, eh, quindi tecnicamente c'è ancora, ancora un po' di spazio di, di movimento, però sostanzialmente entrerebbe una volta rotto questi 10.50 entrerebbe in una fascia molto molto forte eh, lo vediamo qua a fianco eh, dove il prezzo è rimasto incastrato per, per parecchio tempo quindi siamo Un quasi arrivati cripto, a target per quanto riguarda no, questa cripto Roby sì 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 tecnicamente sì eh, perché eh, tutti i supporti che sono stati detti sono stati perfetto, eh, rispettati perfetto Ethereum noi l'avevamo lasciato praticamente che era qua, eh, sì. le ho detto fate attenzione perché potrebbe continuare eh, in modo abbastanza importante, infatti è rimasto al di sopra della parte mediana del, del canale e poi è eh, salito velocemente, questo ovviamente, ovviamente si sa il motivo, cioè sono tutte certo, cose certo. dovute anche a, alle notizie quindi un, un, una resistenza uh, diciamo importante per, la, per Ethereum eh, eh, non l'ho messa ok lo vediamo subito eh, un, una resistenza abbastanza importante sono i 2524 quindi quando arriva in zona 2000, eh, 2524 Bisogna iniziare a fare un attimino un po' di attenzione, perché giustamente eh, è un punto eh, molto forte. Lo vediamo che ha, eh, è partito da questo, da questo massimo, è stato toccato, ha risentito e sceso e adesso addirittura potrebbe essere eh, una fascia molto interessante. Questa addirittura Perfetto. Okay. questa. Questa fascia, praticamente, se dovesse entrare dentro questa fascia, c'è la possibilità che possa avere uno storno temporaneo per poi continuare sempre macro alla mano. Assolutamente sì, assolutamente sì. E noi vi esortiamo a seguirci ogni martedì dalle 18 alle 19. Ve lo ricordo proprio per essere sempre aggiornati sulla macroeconomia. Continua da Roby. Sì, eh, una delle ultime, eh, Bitcoin. Bitcoin è, è entrato dentro nella, nella fascia di prezzo che eh, avevo indicato come primo punto dove praticamente potrebbe eh, sentire e fare un ritracciamento. Tutti i movimenti adesso sono quasi completi a livello, eh, a livello sia tecnico che ehm, elettriciano, e quindi una, uh, un piccolo storno ci può, uh, ci può stare. Abbiamo, dobbiamo solo fare attenzione a questa uh, trend line di lunghissimo periodo che uh, parte da, uh, praticamente dall'inizio e dà un senso a tutto il movimento. Non so perché mi si è spostato. Ecco qua. E si è emozionato? <ride> eh sì, si è emozionato. Ah no, qua l'abbiamo messo qua perfetto. L'abbiamo messo qua perché in questo punto l'ha risentito. qua l'ha utilizzato come supporto, qua l'ha utilizzato come supporto, qua l'ha utilizzato come supporto e qua l'ha rotto. Ovviamente il supporto poi diventa resistenza, come è stato detto all'inizio degli incontri. Ecco, quindi possiamo dire, Roby, che eh, il Bitcoin ormai ha superato, se vogliamo, la fase critica, quei prezzi particolari dove ha sostato per diverso tempo. Pensi che possa proseguire, insomma, questa sua salita verso l'alto? Ma tecnicamente potrebbe ancora farlo fino a quest'altra fascia, dove andrebbe a uh, toccare questa trend line di lunghissimo periodo. Praticamente questa è una trend line che eh, da, è partita da dove è nata cioè praticamente nel 2015. Perfetto. E, ehm, e che ha comunque rispettato eh, abbondantemente perché ha avuto eh, diciamo la forza, cioè ha, av ha dato la forza che il prezzo è poi esploso. E ci è voluto una forza ancora maggiore per romperla. Infatti certo, vediamo certo. In, questo, in questo punto che ha dovuto rompere. Con, uh, con moltissima forza, certo. Ha dato un, bello, quindi, strappo, eh, certo, ha un dato, bello strappo, certo. Su quei prezzi, strappo, certo. Ancora qualche altro minuto, Robby? Sarei curioso se hai la possibilità di farlo visionare il gold. Perché il gold, insomma, siamo ancora lì. Siamo sui 2000 e. Ci, avviciniamo, mi è, mi è ci letto, avviciniamo a quei prezzi interessanti. Vai, vediamolo. vediamolo. Sì, mi hai letto nel pensiero. Beh, abbiamo, eh, infatti... questi, abbiamo questi poteri, sia io che il dottor Pellegrino, <ride> di leggere nei pensieri alla gente. Quindi. <ride> sì. Infatti, vediamo che qua uh, il triangolo che avevo fatto vedere uh, due settimane fa, mi sembra, o oh, sì. Sì, due settimane fa, uh, praticamente è arrivato a target. Avevo dato i, i 2058 come punto finale non li ha raggiunti ma ma, ma poco c'è cioè, eh. Anche qui abbiamo le registrazioni uh, per dovere di cronaca, quindi se volete potete verificare insomma le analisi del nostro caro Roberto Paolo Staniscia, che come vedete ancora una volta, ecco, eh, si sono, si sono eh, dimostrate eh, eccellenti. Quindi ancora complimenti, Roberto, davvero per eh, questa, queste tue analisi, che ricordiamo tra l'altro non, eh, non, so, non, ecco, non sono assolutamente a scopo didattico. Quindi ecco, fate attenzione, fate attenzione quando tradate. Allora, Roberto torniamo sul tuo grafico anche sì anche anche la questione del triplo massimo che avevo detto praticamente esatto. a gennaio esatto. eh, che ho rotto le scatole abbastanza con, con questo triplo massimo alla fine eh, l'oro mi ha dato mi ha dato retta e ha fatto questo eh, bellissimo triplo massimo manca ancora un pochettino a dire il vero ma ehm, un'analisi un'analisi diciamo un po' più profonda eh, a livello elittiano lo dà praticamente eh, terminato potrebbe ancora salire ci potrebbe essere certo, ancora un piccolo certo. una piccola formazione che eh, possa spingerlo eh, più in alto ma ehm, adesso come adesso ci sono due analisi che eh, danno come eh, punto terminato quindi eh, se sono tutte e due sia fase correttiva che fase impulsiva danno la stessa cosa difficilmente può difficilmente no che è impossibile, certo, eh, difficilmente certo certo può uh, continuare la sua Beh, ricordiamo che per il mercato nulla è impossibile il mercato è fatto per sorprenderci no. quindi ecco bisogna soltanto assecondarlo come dico sempre mettersi sotto la pancia dello squale e seguire lo squale in tutte le sue direzioni dico bene dottor Pellegrino così così assolutamente concordo Perfetto, Concordo, che Allora, speciale, la, situazione, la situazione economica che stiamo avendo in questo momento, insomma, esatto. bisogna, bisogna stare attenti. No? Soprattutto poi sul, sul gold che è un bene rifugio, quindi dovesse magari ecco, eh, prendere piede anche eh, insomma, le avvisaglie di guerra che ci sono adesso tra eh, la Cina e Taiwan, anche lì insomma, bisogna stare un po' attenti, quindi attenzione sul gold. Vuol dire, vuol dire che questa analisi vuol dire che questa analisi se, sostanzialmente, poi eh, dovrà subire una mutazione, certo. Ovviamente. Assolutamente, assolutamente. Come dicevo sempre, come ho detto prima, Roby sotto la pancia dello squalo eh, si è sicuri che eh, si mangia e si va a caccia. E quindi si mangia e si sta tranquilli. Allora, Roby sì. se hai terminato, io andrei con i saluti finali. Sì, l'ultima cosa Vai. se dovesse eh, realmente eh, superare il, il massimo. Eh, questa, questa linea che sembra, sembra eh, orizzontale invece è rivolta verso il basso fa da, eh, da resistenza quindi anche qua bisogna fare attenzione rotta questa rotta questa potrebbe continuare la salita ma al momento come ho detto eh, tutto quanto sembra eh, completo e quindi mh, lascia pochi, poco, poco spazio alla salita Perfetto, quindi seguire assolutamente il prezzo, seguire giorno dopo giorno quello che succede sui mercati è una cosa molto molto importante che anche i nostri formatori ci stanno appunto evidenziando. Allora siamo giunti al termine anche oggi. Eh, come sempre, sono volati i nostri 60 minuti messi a disposizione. Prima di salutarci andiamo a ringraziare nuovamente il nostro broker partner. Andiamo a salutare Errante. Eh, come vedete, errante.eu.it questo è l'indirizzo internet per entrare nel mondo di Errante come eh, vi ho detto anche all'interno del nostro appuntamento eh, avete tantissimi servizi che vi offre ma uno tra i più importanti è il servizio che vi offre Errante quello dell'assicurazione sui vostri conti online quindi potete stare tranquilli perché oltre ad essere segregati i vostri conti sono assolutamente assicurati eh, con una compagnia appunto assicurativa voi non dovete pagare assolutamente nulla questo è uno dei servizi che io apprezzo di più di questo di questo broker dottor Pellegrino eh. Quindi quindi eh, e mi fa davvero piacere di avere sì. come partner questo, questo broker perché è molto eh, professionale ed è sicuro, tra l'altro. Allora, oltre a questo servizio, ce ne sono tanti altri. Eh, avete anche in sovraimpressione eh, l'indirizzo email per mandare le vostre richieste personalizzate. Se volete, alla cara Micaela. Se avete, ecco, eh, se avete delle richieste particolari la nostra cara Micaela la responsabile Italia del broker Errante saprà sicuramente esaudire le vostre richieste mentre scorro sul sito vedete anche la possibilità di scaricare l'app per tenere sempre sotto controllo i vostri conti online quindi l'app di Errante sia per i sistemi IOS che Android e poi come vedete tanti asset sui quali potete tradare quindi metalli, indici, forex, azioni eh, criptovalute, eh, energie, materie prime e insomma davvero completo come eh, broker, allora andiamo adesso invece a salutare e ringraziare i nostri eh, formatori. Ovvero, andiamo sul sito: intanto, eliotiani itnet Come vedete, tanti corsi di formazione. Come avete visto e come vedete, ogni martedì tanta qualità del nostro dottor Michele Pellegrino e del caro Roberto Paolo Staniscia che potrete ritrovare e riapprezzare all'interno dei corsi che vedete in sovraimpressione. Corso di analisi tecnica in 12 lezioni, costo che vedete in sovraimpressione. È anche possibile direzionare sia questo anche il corso base e anche il corso avanzato. E poi la teoria delle onde di elliott, come vedete, sia eh, sul corso base sia corso avanzato. Corsi tenuti dal dottor Michele Pellegrino e il caro Roberto Paolo Staniscia. Ricordatelo e itnet Questo e l'indirizzo internet che vi fa entrare direttamente nel mondo degli eliottiani. Bene, allora siamo giunti al termine anche oggi del nostro appuntamento, come sempre vado a fare un super ringraziamento al nostro caro Roberto Paolo Staniscia Roby, grazie anche oggi per essere stato con noi Grazie a voi un, un piccolo appunto uh, ho creato un uh, un, un, un questionario Bene. Un, sondaggio, un sondaggio grazie Michele un sondaggio su quel, sul, sul programma, se c'è qualcosa da migliorare oppure no. Andate nel nostro sito e eh, lo trovate. Eh, oh, aspetta che lo facciamo in diretta, blog. dimmi Roby dove lo troviamo, lo facciamo in diretta. Blog. Allora, quindi clicchiamo blog. la sezione blog e qui trovate il sondaggio che appunto vi sta eh, dicendo di eh, appunto... Eh, Dov'è? Non lo vedo Roby. Quindi eh... il sondaggio... Mm. Non lo trovo, comunque nella sezione blog eh, ecco, dateci, dateci blog, sì. uno sguardo eh, più attento magari del mio perché io a quest'ora <ride> i miei occhi cominciano già a dare qualche piccolo problema e comunque ecco potete eh, fare il sondaggio, darci consigli appunto sul... Eh, sul programma che ogni martedì mandiamo in onda, quindi è eh, davvero ben accetto il vostro consiglio. Bene, poi salutiamo anche il super, eh, grande, eh, inimitabile, ineguagliabile dottor Michele Pellegrino. Tanta roba anche oggi, doc. Eh. Eh, cerchiamo di tenere aggiornati, ragazzi, su quello che succede. Speriamo di riuscirci, ma alla fine, volevo ringraziarvi perché <coughs> sono in tanti. Anche amici di tantissimi anni in cui siamo ancora in rapporti buonissimi, perché siamo, ci vogliamo molto bene, nonostante siano passati tantissimi anni che non ci vediamo. Quindi, come Roberto, ad esempio, che lo ringrazio per seguirmi da, anche in diretta, e tanti tutti i ragazzi che ci seguono, tutti gli altri, che insomma, che ci danno fiducia, che ci spinge ad andare avanti e a dare certo, sempre di più, certo, quindi, certo. Questo, quindi saluto anche Micaela per l'opportunità che ci ha dato. E, e te che insomma, magistralmente ci ci indirizzi su sempre, fare, sempre dove... troppo buono sempre troppo buono doc allora consigli per la serata eh, il, nostro, il nostro siparietto finale ma, ti sento un po' raffreddato sì, stasera io ti consiglio sì, di farti una bella no, tisana calda forse per queste, ma, per, queste ma, no? per queste escursioni per queste escursioni di tempo no dico ma stasera è, 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 qui al sud insomma sembra non arriva più la primavera non so. ma non a solo prima. da voi, anche qua eh, in ah, effetti sì, c'era sì. anche Robbie su al nord che st si stava lamentando di queste temperature eh, pazze, anche perché insomma siamo è passato marzo, però a quanto pare le, le stagioni si sono spostate no, di qualche mese quindi marzo ora è diventato aprile quindi dobbiamo oh, sì. stare <ride> dobbiamo coprirci ecco, non... e per... eh, appunto sì, ti ma... consigliavo no, di farti questa bella tisana stasera così ah, ti riprendi ah, dai. Dico, ma, ma se c'è qualche partita eh, credo ci sia il Napoli stasera. Credo ci sia il Napoli eh, quindi no. dai da buoni, da buoni sportivi ti sportivi ti fiamo Napoli eh, anche se noi vabbè, eh, Doc eh, siamo di un altro di un altro, no? di un altro partito, noi no però siamo rovinati. Poi... No, noi siamo rovinati da... ormai E eh, vabbè, ormai ce l'hanno tutti con la Juventus, Doc, eh, che ci possiamo, che possiamo fare, fare. Eh, Siamo ladri, va bene. No, non apriamo, apriamo quest'altro dibattito, eh. rubiamo, Oramai... rubiamo. Eh. Ieri <ride> sera ho visto le porte, visto pure tu le porte. Eh no, purtroppo no, qualche... purtroppo no, non l'ho visto, mi hanno raccontato. Eh però mi hanno raccontato. Sembra, sembra che più di uno. Eh, abbia... Secondo me dovrebbero cominciare un attimino a ecco, mettere le mani da, da qualche altra parte, non solo nei cassetti degli uffici della Juve, ma anche da qualche hanno altra parte. Un po hanno bruciato un po' tutto. Comunque, non solo più nulla, però fa niente. Tanto chissà, perché, chissà perché, chissà perché. Se andiamo in Serie B, poi torniamo, vinciamo altri gli scudetti. Quindi va bene così, non è un esatto. E allora, forza, forza, forza. E chiaramente, da sportivi, eh, se stasera c'è, gioca il Napoli, noi tifiamo chiaramente. Ma è vero che gioco. gioco con il Milan è, mi sa che è una sfida tra italiani quindi vinca il migliore a punto. Eh beh, sì a quel punto sì che vinca il migliore non sapevo non ricordavo non ricordavo beh, la partita eh. di questa sera va bene allora grazie eh. Doc come sempre grazie anche a Roberto Paolo Staniscia grazie a tutti quanti voi per l'attenzione che avete prestato anche oggi al nostro appuntamento se vi fa piacere lasciate tanti like condividete il nostro appuntamento per dare la possibilità anche agli altri amici che hanno voglia di seguirci di apprendere le tante notizie che sono state divulgate dal nostro dottor Michele Pellegrino per quanto riguarda il lato macroeconomico del nostro appuntamento e poi le analisi magistralmente appunto tenute dal caro Roberto Paolo Saniscia. E allora io a questo punto non posso che ringraziarvi, augurarvi un buon martedì sera. Ci rivediamo tra sette giorni sempre qui su M Television Business. Un saluto a tutti e buona serata.